programmi di allenamento, vi suggerisco di partire da lì nel caso in cui voleste capire davvero in dettaglio come funziona il Compex. Io purtroppo in questo video di 10 minuti non ho affatto il tempo per poterlo fare. I miglioramenti tecnologici degli ultimi anni hanno portato noi podisti amatori evoluti a correre più a lungo, più intensamente e soprattutto, cosa secondo me fondamentale, a gestire al meglio il recupero. Per me è stato davvero impensabile raggiungere l'obiettivo di vincere un campionato italiano in maratona grazie secondo me a Compex, azienda con cui collaboro da circa 5 anni, azienda che mi ha permesso di raggiungere una performance costante. In effetti il loro value proposition è Field Next Level e da 6 anni sono riuscito a correre la maratona sotto le 2 ore e 30 anche a 49 anni, cosa che secondo me non è così banale. Proprio per questo, con il lancio del Compex Mini, sono davvero impressionato dalle nuove funzioni che sono state aggiunte e soprattutto dalla trasportabilità di questo prodotto. Potrei raccontarvi in dettaglio delle caratteristiche tecniche di questo prodotto, ma secondo me la value proposition del Compex Mini è, da un lato, il costo molto ridotto, dall'altro la possibilità di avere un prodotto molto trasportabile che secondo me, per chi viaggia molto frequentemente o per chi volesse avere un risparmio di spazio, è davvero fondamentale. Poco prima della pandemia ho avuto la fortuna di partecipare alla Compex Academy, che mi ha permesso di conoscere in dettaglio tutte le funzioni del Compex SP 8.0, ma con il lancio del Compex Mini abbiamo visto la democratizzazione di un prodotto che nel passato costava oltre 1200 euro e che comunque permette al podista amatore di recuperare più velocemente. Questo piccolo manuale racconta come di fatto utilizzare al meglio lo strumento. Rispetto all'SP 8.0, questo è totalmente un altro prodotto più trasportabile, più democratico, solamente con due moduli. Il telecomando invece è gestito automaticamente dall'app Compex Mini del telefono. Davvero impressionato da questa cosa. Tra l'altro sarebbe davvero interessante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e soprattutto di allenamento. Fatemi sapere qui sotto se volete capire come mi sono preparato per la maratona di Reggio Emilia, dove ho vinto il campionato italiano master di maratona. Nelle prossime settimane con Compex preparerò dei video che vi raccontano come prepararsi per la maratona di Milano di aprile 2022. Tra l'altro sono stato il coach Compex di diverse persone per la maratona del 2020, maratona di Milano che non si è poi realizzata. Purtroppo, se siete interessati, nei prossimi giorni vi racconterò come vi suggerisco di prepararvi. Vi metto qua sotto un link del sito Buy Me a Coffee nel caso in cui voleste scaricare il programma che solitamente utilizzo, programma Compex, che in integrazione rispetto a quanto già il vostro allenatore di corsa vi suggerisce, vi permetterà non soltanto di migliorare la vostra forza, ma al tempo stesso anche il recupero e di conseguenza correre magari più intensamente e ovviamente migliorare le vostre performance atletiche, che per alcuni di noi potrebbe essere un vantaggio competitivo e comunque il sentirsi sempre vivi e attivi anche raggiunta una certa età. Qualche anno fa raccontai su The Running Pit i principali programmi di allenamento, vi suggerisco di partire da lì nel caso in cui voleste capire davvero in dettaglio come funziona il Compex. Io purtroppo in questo video di 10 minuti non ho affatto il tempo per poterlo fare, secondo me non servirebbero nemmeno 10 ore, ma se dovessi darvi un consiglio, credo che questo strumento possa essere davvero vantaggioso, soprattutto per chi cerca di correre velocemente, per chi cerca di recuperare e per chi vuole raggiungere il massimo dal proprio fisico. Ovviamente il DNA ci limita in tutte le cose che facciamo, però questi strumenti portano l'asticella al massimo e secondo me vale davvero la pena. La confezione è veramente mini, a parte i due moduli che sono forniti in dotazione, sono anche forniti degli elettrodi, due grandi, quattro piccoli, e questo, grazie all'ausilio dell'app Compex Mini, riuscirete davvero a capire quali sono le funzioni e i programmi da utilizzare. I cavetti si collegano in maniera molto semplice ed efficace. La ricarica, che nel passato veniva effettuata attraverso una mega base che ovviamente era molto ingombrante, in questo caso
è invece gestita in maniera molto semplice da un cavetto USB di tipo C che, collegato al dispositivo a una presa del telefono, di ricaricare in maniera molto semplice questo strumento. A livello di utilizzo, una delle domande che mi viene frequentemente posta è legata al fatto di quale programma suggerisco. In effetti, utilizzando l'app Compex Coach riuscirete in maniera semplice ed intuitiva a capire quali programmi utilizzare. In questo caso esistono 6 diversi programmi che consentono di regolare la frequenza di contrazione, mentre i muscoli coinvolti, l'intensità di stimolazione e il posizionamento degli elettrodi, secondo me, richiede un po' di esperienza e di tempo. Lascio comunque a voi la possibilità di guardare sul sito che cosa suggerisco, e soprattutto per chi fosse interessato i canali Compex lo spiegano in maniera dettagliata. Si tratta solamente di avere un po' di pazienza e farsi consigliare da qualche esperto. Rispetto al Compex 8.0 i moduli sono fondamentalmente delle stesse dimensioni. Sul primo ce ne sono 8, sul secondo soltanto 2. Il modo di funzionamento è esattamente lo stesso, il collegamento viene effettuato con dei cavi. La cosa differente ovviamente è il numero di programmi, dove sul Compex SP 8.0 ce ne sono un'infinità. È chiaramente però ovvio che diventa difficile per il podista amatore che non ha conoscenza e esperienza di questo strumento utilizzarli tutti al meglio, quindi suggerisco comunque per iniziare questo Compex Mini, che comunque è trasportabile e vi consentirà di ottenere gli stessi risultati, anche perché l'intensità di stimolazione è fondamentalmente la stessa. Non ho provato ovviamente a raggiungere i famosi 999, reduce dalla maratona di Reggio Emilia che mi ha lasciato qualche strascico muscolare. Questo strumento consente un recupero più rapido, mentre per alcune settimane non farò programmi di forza, quindi se è chiaro che è più sofisticato quest'ultimo, ovviamente vi servirà un allenatore per conoscere al meglio tutti i dettagli. Ma i 6 programmi del Compex Mini al tempo stesso vi consentono di raggiungere tutti i vostri obiettivi. Ora che le vacanze sono alle porte, questo prodotto potrebbe essere davvero un regalo gradito per voi, il vostro compagno o la vostra compagna. A livello di programmi suggeriti, sicuramente dal mio punto di vista il riscaldamento potrebbe essere utile per chi dovesse gareggiare in una competizione dove ci sono tantissime persone. 25 minuti in albergo vi consentiranno di avere i muscoli davvero attivi. In collaborazione con un piccolo riscaldamento e degli scatti poco prima di partire, è chiaramente una funzione vantaggiosa per chi non avesse la possibilità di partire in prima fila nella maratona, cosa che purtroppo non è così scontata, soprattutto nei grandi eventi. Esiste poi il programma di forza resistente che consente di migliorare la vostra capacità di resistere in un particolare lavoro. Forza resistente che secondo me va effettuata soprattutto lo stesso giorno in cui avete fatto le ripetute intense. Non esagerate, perché credo che questo vi possa sicuramente far migliorare, ma al tempo stesso non sottovalutate la potenza dello strumento, perché mi è capitato e ho sentito da parecchie persone che chi ha esagerato poi non è riuscito a correre per qualche giorno causa DOMS derivati dal fatto che proprio questa strumento è davvero efficace. Inoltre esiste un programma di capillarizzazione, di recupero attivo, che consente di fornire maggiore ossigeno alle cellule dei muscoli, strumento che ovviamente suggerisco soprattutto dopo un allenamento intenso, strumento che vi consentirà di recuperare più velocemente e quindi ovviamente di poter effettuare 2 o 3 allenamenti intensi a settimana, cosa che per un podista amatore abbastanza evoluto è necessariamente la norma, ma per chi avesse oltre 40 anni non è così banale effettuarlo. Infine è chiaro che esiste un programma antalgico nel caso in cui aveste un infortunio muscolare, programma antalgico che ovviamente richiede di essere utilizzato con il fisioterapista e potrebbe per esempio ridurre gli infortuni di una fascite plantare o perché no anche di una tendinite. Io l'ho utilizzato molto frequentemente quando ho rotto il collo dell'omero alla Stramilano. Concludo questa mia recensione dicendo che questo prodotto è davvero adatto a tutti e raccomando a chi avesse comprato delle Vaporfly durante i Black Friday di Nike di
pensare la prossima volta di non cercare la prossima scarpa, ma invece utilizzare la tecnologia non soltanto per migliorare durante la gara, ma soprattutto per migliorare la capacità di recupero. Vi auguro di poter correre per i prossimi 6 anni la maratona sotto le 2:30. In questi giorni esistono davvero delle offerte natalizie particolarmente interessanti. Vi metto i link qua sotto. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao!